qui al Comune di Teramo con il produttore del lungometraggio Federico Lier. È un lungometraggio che verrà girato a Teramo, nel mulino abbandonato di Aprati e nella zona di Terra Bianca. Perché avete scelto Teramo come ambiente, diciamo? E abbiamo fatto diversi sopralluoghi. All'origine la sceneggiatura è ambientata in Abruzzo, oppure nell'Appennino. Volevamo cercare delle zone molto isolate per fare il contrasto con questo protagonista, che è un protagonista urbano, che viene da Milano, che magari non è mai uscito dalla sua città, che non conosce questa natura selvaggia. E lì abbiamo trovato, proprio lì verso Aprati, degli ambienti stupendi. Poi, essendo ad autunno, con questi colori rossi, verdi, gialli, grazie alla Film Commission dell'Abruzzo, siamo riusciti veramente a creare un'atmosfera giusta per il film. Poi abbiamo girato con una lupa, c'è veramente un incontro della natura e della città con questi due qua. Ovviamente la lupa non capisce, però lui capisce che dove mi ritrovo. E lì inizia un po' la storia inquietante con questo protagonista che scoprirà una famiglia che vive sulla sua terra. Poi abbiamo anche ovviamente girato parecchi passaggi di macchina che sono molto interessanti per lo sviluppo della storia. Lì, dunque, dove facciamo vedere tramite la strada di Teramo e dell'Aquila, sempre sul lato di Teramo. E lì sono stati passaggi stupendi. Devo dire che la polizia, l'ANAS, la Film Commission, il Comune, la provincia ci hanno favorito quel lavoro, perché è un lavoro molto difficile a livello di cinema, di girare sulla strada, bloccare le strade, perché le scene le facciamo 3, 4, 5 volte. Poi abbiamo trovato anche una location per la fine del film che è ambientato su una stazione di servizio che si chiama Terra Bianca e a 5 km di Teramo, dove lì abbiamo anche un cane, abbiamo anche coinvolto un cane, sempre con un animal trainer, e lì il protagonista si perde il cane, ancora un altro segno che lui sta perdendo il controllo di tutto. E le scene finali sono ambientate in un bagno, ma un bagno futuristico, dovete andare per crederlo, perché è di una bellezza, è tutto rosso con dei specchi ovunque, e noi abbiamo fatto un gioco di luce con questi specchi che danno veramente un'atmosfera molto inquietante alla storia.